Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Saluto tutti gli amici di JWS Juventus Women Supporter. Ovviamente vi invito sempre a iscrivervi in questo gruppo dove ci sono tutte, trovate tutte le novità e trovate anche modo di parlare di calcio femminile con persone competenti e capaci. Dunque, perché saluto anche JWS? Anche perché oggi è un video sul calcio femminile. È arrivata l'ufficialità, la Juventus ha acquistato, o meglio, ha tesserato, ha reso ufficiale Cristiana Girelli, e credo che questo sia un colpo importante. Il secondo colpo, la Juve ha fatto tre uscite praticamente per fine contratto, che sono state Katie Zelem, Katie Rod e Isaksen. Isaksen purtroppo per l'infortunio non è che abbia dato tantissimo nella seconda parte di stagione, mentre invece Katie Zelem comunque il suo l'ha sempre fatto, è sempre stata un'ottima giocatrice, però bisogna essere onesti, intellettualmente onesti nel dire che Cristiana Girelli nel suo ruolo, che più o meno era il ruolo di Zelem, o meno comunque si avvicinavano molto, è stata la trascinatrice del Brescia. Cioè quest'anno il Brescia, Girelli ha fatto una caterva di gol, ha fatto la differenza insieme anche alla Giacinti, che comunque i gol li buttava dentro, però la classe che ha dimostrato di avere la Girelli credo che sia veramente la classe di una delle più forti giocatrici italiane. Insomma, credo che Bonansea, Rosucci, Giacinti e Girelli siano quelle con più classe, parlando proprio di tecnica, classe, no? Senza non togliere tutte le altre, però loro credo che forse c'è anche la ragazzina del Brescia, anche Giuliano, che anche lei è molto brava, molto tecnicamente molto capace, però credo che ancora sia un pochino inferiore alla Girelli, che è già una giocatrice capace di trascinare una società. Perché ragazzi, ripeto, il Brescia finché Girelli era al 100%, cioè lo tirava su veramente. Girelli e Giacinti hanno tirato su il Brescia quest'anno. Senza nulla togliere a tutte le altre, ma loro due veramente hanno fatto la vera e propria differenza. E quindi la Juve, insieme dopo a Luco, porta a casa un altro grande colpo, due colpi enormi. Ora io mi auguro che non ci siano tante operazioni in uscita, perché comunque se perdiamo quello che già abbiamo non è che mi faccia molto piacere. Diciamo che abbiamo perso tre giocatrici forti, soprattutto penso a Zelem, che è quella che ha giocato di più l'anno scorso tra quelle che non abbiamo più in squadra. Però ecco, ci siamo rinforzati alla grandissima, perché comunque a Luco e Girelli, secondo me, Luco addirittura poi è una giocatrice che col Chelsea è arrivata in semifinale di Champions, quindi insomma esperienza internazionale non indifferente. E vedrò bene, credo che ci sarà un bel tridente Girelli, Bonansea, Luco. Credo che sarà veramente un tridente importante, non vedo l'ora che inizi, che si vedano a giocare assieme. Ora ovviamente bisogna migliorare sia in fase di centrocampo ancora, perché bisogna trovare una sostituta di Isaksen, ma credo che la Juve, Bragin lavora bene ragazzi, inutile che ci giriamo, alla fine lavora bene, e quindi sono tranquillo per questo. La Juve ha dei fuoriclassi in tribuna che sono Marotta, Paratici e Bragin, quindi sono contento, anche perché comunque una cosa che posso dire è con questo acquisto la Juve si è rinforzata. Poi bisogna vedere la Champions come andrà, però io credo che la Juve piano piano cercherà di trovare una mentalità europea anche con le women, e sarà difficile subito. Infatti io non ho molta aspirazione quest'anno per la Champions, perché oggettivamente vedere Lione e Wolfsburg è di un livello enorme. Però ecco, sono contento che siano arrivati a Luca Girelli. Io credo che al di là poi del vincere la Champions, ma per la Champions, per giocare una buona Champions, questi sono due acquisti già. Insomma, siamo già andati a fare un upgrade, e credo che sia solo l'inizio, perché credo che ci sia voglia di internazionalizzazione della Juventus anche a livello women. Quindi sono contento ragazzi. Grande acquisto a Cristiana Girelli, ragazzi, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Fino alla fine, forza Juventus!